Sempre curiosa, sempre curiosa. Qui con Joy, sempre curiosa. Si rientra in Sempre Curiosa, cari amici, eccoci qui, bentornati. Abbiamo parlato di libri nella prima parte, abbiamo parlato di musica italiana con la rubrica Vinile Curioso, grazie a Claudio Gambaro, e adesso abbiamo un po' di tempo per parlare di creatività e poi ancora di musica. Quindi partiamo da Gioielvini, la nostra rubrica dedicata un po' al fai da te, quindi tutte quelle cose che si possono creare con le nostre mani, soprattutto con la nostra fantasia. Il laboratorio che avete visto tante volte, dove mi avete visto all'opera, sapete che io amo queste cose, oggi vi vuole proporre un esperimento con il vinile, quindi plotter da taglio oppure, come spesso vi dico, ci si può anche affidare a delle sagome già pretagliate e applicare le decorazioni. Oggi tazze per una laurea o una cerimonia in vista, come dono, come bomboniera, perché no? Io oggi vi faccio vedere nello specifico una laurea. Quindi andiamo a vedere il video di Gioiellini. Sempre curiosa, resta qui con noi, con Joy. Amici di Gioiellini, bentornati. Ho un progetto in atto, mi sono state commissionate delle bomboniere e sono state scelte queste tazze molto semplici, bianche, da decorare, a cui io applicherò appunto una decorazione e poi ci metterò insieme il sacchettino con i confetti. Allora, questa è la frase che devo decorare sulla tazza, sul fronte, poi sul retro invece metterò un'altra decorazione. Comunque partiamo da questa frase: fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà. Cominciamo. La decorazione applicata sulle mie tazze che diventeranno la bomboniera di laurea. Sul retro ho realizzato una decorazione a forma di cappellino proprio da laureato. Ho scelto il rosso perché è proprio il colore identificativo di questa celebrazione. Adesso non mi resta che applicare anche il sacchettino con i confetti, e quindi adesso vi faccio vedere come diventerà. Eccole qui, guardate che carine, con il sacchettino rosso e i confetti, che ho anche già assaggiato ovviamente, sono quelli con la mandorla. Qui dentro c'è anche il bigliettino che ho realizzato io con la grafica, non vi faccio vedere il nome, e il retro anche decorato molto carino. E adesso non mi resta che inserire nel sacchettino queste tazze ed il gioco è fatto, quindi quasi finito. Ed ecco fatto, la confezione è finita con il sacchettino e anche la velina a fasciare la tazza che rappresenta un dono originale per celebrare questo lieto evento che in questo caso è la laurea. Ovviamente la tazza potrebbe essere decorata anche per un altro tipo di celebrazione come il battesimo o altra cosa. Comunque, in ogni caso, una bomboniera creativa, unica e originale con Gioiellini. Alla prossima, ciao ciao! Spero che questo video di Gioiellini vi sia piaciuto e che possa essere anche per voi fonte di ispirazione per creare tante cose, anche con le vostre mani, ma soprattutto con la vostra fantasia. Qui nello specifico era una tazza per la laurea, ma
come dicevo, si può applicare anche per altre situazioni. È il momento di cambiare argomento, torniamo alla musica e ci riguardiamo un'intervista dedicata all'Associazione Musica Amica, perché come abbiamo detto altre volte in Sempre Curiosa, è in arrivo un concorso internazionale che si chiama Sono Spazio e visto che la data è imminente è giusto che la ricordiamo. La direttrice si chiama Giovanna Savino e l'intervista è proprio a lei. Cari amici, come vedete oggi sono nuovamente in compagnia della mia amica Giovanna Savino e oggi parliamo di musica, musica che ci piace tanto. Ciao Giovanna, come stai? Ciao, bene, bene, grazie e ciao a tutti. Allora, vi ricordo che Giovanna è la direttrice di Associazione Musica Amica che si occupa di musica, di organizzare concerti, ne abbiamo parlato tanto anche qui in Sempre Curiosa, in Liguria e non solo, e soprattutto di portare avanti anche i giovani. Oggi noi parliamo di un concorso, quindi di una novità per Musica Amica, nel senso che è alla sua prima edizione. Sì. Si chiama Sono Spazio, Sono Trattino Spazio 2024, quindi edizione numero 1. Allora Giovanna, raccontaci un po' come è nato questo concorso e di cosa si tratta. Ah, intanto è nato per coinvolgere maggiormente i giovani con la musica, naturalmente, e questo concorso è un concorso di flauto, per flauto solista, per canto lirico, per lideristica e musica da camera dal duo al quintetto. E noi speriamo di incontrare molti giovani che hanno voglia di iscriversi, di fare musica e di soprattutto di crescere, perché queste sono opportunità per crescere non soltanto musicalmente, ma per crescere anche emotivamente. Sono momenti molto importanti, il fatto di avere comunque contatto con il pubblico o con una commissione, forse ancora peggio. E poi anche confrontarsi con altri musicisti. Sì, sì, assolutamente, conoscere altri musicisti e confrontarsi con loro. Si impara tantissimo. Io penso che i ragazzi soprattutto abbiano bisogno di queste cose. Noi abbiamo questo concerto, gli ultimi due giorni questo concerto. Questo concorso, ecco. Sono abituata a fare concerti, quindi ho sbagliato. Questo concorso internazionale che parte il 30 di maggio e dura 4 giorni fino al 2 di giugno. Ok. E il termine dell'iscrizione è il 20 di maggio. Se volete maggiori informazioni potete consultare il sito www.giovannasavino.it cercando proprio l'articolo dedicato a Sono Spazio 2024, ci sono anche i moduli di iscrizione da scaricare. Dove si svolgerà questo concorso? Allora, si svolgerà a Villa Borzino, a Busalla. Dove tra l'altro si svolge il Festival dello Spazio. È per quello che lo abbiamo chiamato Sono Spazio, proprio perché è nell'ambito di questo bellissimo festival che si tiene tutti gli anni che riguarda lo spazio. Ecco, che cos'altro possiamo dire di questo concorso? Ci saranno diversi giurati che appunto definiranno ovviamente i vincitori di ogni categoria e poi ci saranno tanti premi anche. Ci saranno anche tanti premi in denaro per i primi e per il primo assoluto, naturalmente, e non soltanto premi in denaro ma anche concerti da fare insomma in Italia o all'estero. Bene, dai, direi che abbiamo fatto un po' un quadro di questo bellissimo concorso, vi abbiamo detto come fare, se volete maggiori informazioni, ve lo ripeto, www.giovannasavino.it e andate a cercare appunto l'articolo su Sono Spazio 2024 per i dettagli e il modulo di iscrizione.
Giovanna, che dire, grazie, grazie e soprattutto per queste belle iniziative che sì, organizzi sempre. È una bellissima possibilità questa che si dà a tutti i musicisti giovani. Ciao! Ciao! Ciao, sono Daniela Barzaghi, autrice di Manipolata, dalla manipolazione all'autorealizzazione. Questo è il mio primo libro, edito da Albatros Editore nel mese di ottobre del 2023. Partiamo dal titolo Manipolata e non è difficile comprenderne l'argomento. È curioso invece il fatto della domanda che mi viene posta dal primo giorno che è stato pubblicato, ossia è autobiografico? Beh, quando una persona scrive tutto è autobiografico perché comunque devi fare riferimento a delle cose che conosci. Manipolata è un libro che è stato scritto in due parti. La prima parte parla di quella che è la riduzione di libertà e tutte quelle fasi che portano alla dipendenza emotiva. Quindi parliamo di persuasione del manipolatore, l'isolamento, il controllo, la svalutazione e l'indifferenza, per poi passare alla seconda parte dove troviamo la svolta, cioè tutte quelle che possono essere le fasi che determinano come ritrovare la propria indipendenza emotiva. Io bene mi auguro che questo libro possa essere d'aiuto a tante persone che hanno sofferto e che hanno vissuto storie di manipolazione e di dipendenza emotiva. Ancora grazie alla nostra amica Giovanna Savino per averci ricordato il concorso internazionale di musica classica Sono Spazio. E adesso, beh, invece dobbiamo parlare di novità. Vi ho accennato prima che ci sono delle novità in corso e sono novità che riguardano Sempre Curiosa, novità positive, novità che sono in realtà già in corso da un po', più che altro cambiamenti. Avete notato che il programma è in trasformazione, ha subito delle modifiche di programmazione, di messa in onda e anche di orari, giorni, eccetera, ultimamente. Quindi perdonateci se vi abbiamo un po' così sconclusionati, però queste cose accadono. E adesso siamo pronti per darvi delle comunicazioni molto interessanti. E abbiamo appunto una bellissima novità ad ampio spettro che vedrà Sempre Curiosa ampliarsi in maniera molto bella, però non posso dirvi di più, altrimenti svelerei immediatamente quello che comunicheremo attraverso i social prestissimo. Quindi restate in contatto con noi attraverso i nostri canali, seguite Sempre Curiosa su Facebook, su Sempre Curiosa, oppure su Instagram su Sempre Curiosa Blog. Restate aggiornati. Poi vi ricordo che Sempre Curiosa ha anche un bellissimo sito www.semprecuriosa.it. A questo punto purtroppo ci dobbiamo salutare, vi mando un bacio grandissimo, quindi un ciao dalla vostra Joy e dalla nostra redazione, da Bruno Santoro che è di là, dietro quel vetro, se lo vedete c'è un riflesso, ma la regia è là dietro. E noi ci ritroviamo nella prossima puntata. Ciao ciao e grazie per essere stati insieme a noi. A presto. Sempre curiosa, resta qui con noi. Rossella Boccardo offre consulenza dietologica, consulenza cosmetologica, consulenze aromaterapiche e trattamenti viso-corpo. Il suo studio si trova in via Martiri della Libertà, 32 interno 1 a Genova Pegli. Per informazioni 335-53-69-136 oppure info@rossellaboccardo.it.
Ciao, sono Rosella Boccardo, sono qui nel mio nuovo studio e se vorrete venirmi a trovare, io potrò prendermi cura di voi. Lollipop, il cuore più dolce di Sestri Ponente per soddisfare la tua voglia di dolci. E puoi trovare magnifiche confezioni regalo. Visita anche la pagina Facebook per restare aggiornato sulle offerte delle prossime ricorrenze. Lollipop, via Sestri 208 Rosso, telefono 348 766 1044.